richieste importanti di modifiche da parte della Regione Puglia. Sembra fatto apposta questo decreto, chiudo su questo, sembra fatto apposta da un lato per far slittare l'applicazione del piano ambientale di altri 18 mesi e dall'altro per fornire uno scudo giudiziario ai futuri acquirenti. Forse è per questa ragione che avete già annunciato, perlomeno nei corridoi già si sa, che quando arriverà al Senato sarà apposta la fiducia per fare in fretta, per dimostrare ai futuri acquirenti che la disponibilità di questa maggioranza e di questo governo è assoluta. La ringrazio, onorevole Massa. Presidente, io colgo la delicatezza della questione che è stata in quest'Aula reiteratamente affrontata. Ora, l'espressione usata dalla collega Duranti è paradigmatica dell'errore che si commette, perché la collega Duranti ha giustamente detto, dal suo punto di vista, qui si dà sostanzialmente una licenza di disastro ambientale. Ora, la questione non può essere posta in questi termini, perché, come esplicitamente detto nella norma originaria, ciò che non può dar luogo alla responsabilità penale o amministrativa è l'adempimento delle prescrizioni previste nel piano e nell'AIA. E quindi di immediata evidenza che qualsiasi comportamento che sia inadempitivo delle prescrizioni del piano o anche non compiutamente adempitivo di quella prescrizione lascia assolutamente esposti alla responsabilità sia penale che amministrativa. Vorrei dire che questa norma, nella sua originaria struttura, è già venuta all'attenzione dell'autorità giudiziaria tarantina. E già il giudice delle indagini preliminari di Taranto ha formalizzato in un suo provvedimento questa interpretazione. Dunque, la questione è quella di assumere che il piano e l'AIA, per come approvati, godono il piano e l'autorizzazione integrata, non i soggetti. Godono di una presunzione di idoneità rispetto al raggiungimento degli scopi. Ecco la ragione per la quale nella decreto legge è stata inserita la previsione per la quale esplicitamente si dice che quella norma funziona con riguardo alla durata del piano ambientale, perché ciò che gode di una presunzione di legittimità non è il comportamento dei soggetti commissari, acquirente o affittuario, ma è la struttura di quel piano che viene giudicata idonea al perseguimento di quegli scopi. La ringrazio, onorevole De Rosa. Ringrazio il collega Massa perché è costretto a fare voli pindarici per giustificare una norma indegna. Sostanzialmente noi diciamo che c'è un super imprenditore che potrà modificare le norme a cui si deve attenere, quindi le prescrizioni, sarà immune da qualunque dovere riguardo queste prescrizioni, quindi noi stiamo creando qualcosa che non è mai esistito neanche in Italia, neanche con le norme più aberranti, e cercate di difendere questa posizione. Se potevo ancora forse non accettarlo, ma capire che trovavate un appiglio quando a essere immune, tra virgolette, era un commissario governativo, non riuscite tranquillamente a convincere nessuno del fatto che possa essere non responsabile di qualunque atto un privato che andrà ad acquistare il complesso dell'Ilva. La ringrazio, dichiaro aperta la votazione. Contro la Commissione e Governo, favorevole alle autori di minoranza.